Grazie. Grazie, Ezio, per non esserti scordato di me. E allora, ragazzi, dopo aver ripulito tutta la zona di Venezia, e avete anche visto come va a finire quando vengono consegnate tutte le piume, andiamo alle missioni secondarie, ragazzi, e tenteremo adesso di portarle tutte a termine prima di continuare la storia. Come da titolo, partiamo dai pestaggi e andiamo a San Gimignano. Tra l'altro, ho guadagnato la cappa degli auditori, quindi sarebbe anche l'ora di prendere un altro trofeo dove tu indossi la cappa in tutte le città. Che adesso andremo a esplorare, perché appunto andremo a fare le missioni secondarie. Cosa vogliono qua? Perché c'ho il livello di famigerato al massimo? Che succede? Ma io sono qua per il pestaggio, mica voglio andare alla porta sud, va? Non posso, devo andarci a corsa, ok. Però vorrei tanto sapere perché c'ho la famigerazione. Inventario. Abiti. K medicea. Ok. Va bene. Strano, stranissimo. Very strange. E quindi, avendo sbagliato entrata, ragazzi, ce la facciamo tutta a corsa. Che vi devo dire? Mi raccomando, lo dico, ma tanto c'è. Mi dispiace doverlo dire, ma è assolutamente vietato usare lame, coltelli, cose varie, perché viene desincronizzato subito. Della massima importanza per me. Potete convincere l'idiota che ho sposato a tornare a casa e arrestarci. Vi prego. Questa, ragazzi, l'infedeltà non paga. Lo sapevo già, perché c'ho la lista qua davanti come contratti di assassinio. Laggiù! Non andrai da nessuna parte! Laggiù! Inseguitelo! Adesso faccio così. Aspetta. Disarmato. E trombato. A posto. Che poi è più facile disarmarli e ucciderli piuttosto che... Fermatelo! Fare altro, capito? A posto, vabbè, te eri abbastanza flaccido. Dovrebbe essere sulle mura, forse? Oh! Ciao, marito fetifrago. Ma no, la signora. Come te. Ma ne ho uccisi di parenti di quel traditore. Ops. Liscio? Boom! Aspetta, ma io l'ho ammazzato. Dille che sarò un bravo marito da oggi in poi. Ok. E se n'è andata. Della Gilda dei Maniscalchi, una nota dai fornitori di... Quindi, inventario, indossiamo la cappa in modo da... Della penuria di materiale scavabile. Un'altra. Che cosa era meglio? È qui! Fermo! Non mi avrete mai. Che tra l'altro penso a storia finita, la cappa degli auditori sia valida dappertutto. Dai! Credo proprio. Più veloci, più veloci. Sorry. Baby. Asse. Rato. Ti ho
inculato, non ancora. T'ho inculato. Bene, andiamo via che ho fatto anche troppo. Andiamo a Firenze, dove ce n'è uno solo e sarà una donna maltrattata. Facciamo ipoteca di Leonardo, così poi Firenze ce n'entra e siamo a posto. Cioè, sta stronza mi è costata 100 piume, non posso girare da nessuna parte, fantastico. Anche Firenze, ragazzi, va così. Testaggio non è lontano. Va bene, io l'ho indossata, quindi possiamo tornare all'accampamento. Dice, perdonatemi, ma io devo prendere questo trofeo. E allora questo è l'unico modo per uscirci. Ah, suppongo sia suo, appunto, dall'altra parte. Quel vigliacco di mio marito mi inganna. Lo sapevo. E lo sapeva tutto il vicinato. Vi prego, dategli una lezione. Una donna maltrattata. 564. Che cazzo l'avete infilato, st'uomo? Ah no, ok, ok. Adesso ha senso. No! Per fortuna ha ammazzato lei! Che culo! Vabbè, sei una mezza sega. E siamo a posto. Maledetto! Va bene, mi arrendo! Ha vinto lei, quella puttana! Cosa? Quella meravigliosa donna di mia moglie. Torno a casa. Va bene, non farti più vedere però. A posto. Una donna maltrattata se ne va. Stazione di posta. E andiamo verso il terzo. Mancava la musichina di Firenze però, eh. Poi faremo consegne, corse e andremo poi a finire il lavoro. Con i contratti d'assassinio, i glifi, mi raccomando, perché anche i glifi ci sono. E poi pagine del codice, penso averle raccattate tutte. E punti di osservazione me ne mancano 9, che sono quelli dell'Oltrarno, che fino alla missione fiasco fiorentino non potrò mai sbloccare, perché c'è prima il DLC di Forlì nel mezzo. Adesso si va a Forlì, proprio in centro. Il folle demoniaco infernale assassino di cui ma che cazzo vuoi? I pestaggi qua, ragazzi, sono ben 2. Mia, che palle. No, ma andiamo nel centro città, così non abbiamo problemi. Certo, certo. Allora, come città Forlì è fatta bene, però, boh, nel gioco la trovo veramente noiosa. Non so perché. Amici, sentite che qualità è questa. Che mi fai su Facebook? Nasello! Nasello fresco! Erpesce nasello, erpesce sgravato nasello. Ma sei un coglionazzo, sei. Pezzo, sei un coglionazzo. Fa come gli pare, eh. Però non ci ho mai azzeccato l'arrivo nelle città per quanto riguarda la distanza dalla missione, eh. Proprio non ci ho mai azzeccato.
Mio marito si accompagna con le sgualdrine. La mia reputazione. Eppure amo quel bastardo. Vi prego, potete comunicargli il mio Non lo fa neanche finire, ok? E comunque, il marito licenzioso. Ovvero che ti licenzia da lavoro. Ok, dopo questa, ragazzi, potete tranquillamente spararmi proprio. Sì, però c'è tutti sti mariti, cioè. Ma ce la fate a trovare posto, a mettervi il cazzo a posto? Che cazzo ne so io, cioè. Vedi, veramente, cioè, degli sfigati parete. Eccolo lì. Prende a botte il marito infedele. Voglio restarne fuori. Vai, mori. Quattro mori della Sardegna, mori. È inutile che metti la qui Majin Buu lì. Io voglio lui. Forza! Tu che cazzo vuoi? Bene! Così, mi dispiace, così! Davvero. Ora corro a casa e ci resto. Bravo. E non uscire. A letto senza cena. Si è buggato? Non si è buggato. È solo ritardato il gioco. E dire che anch'io. Comunque, il marito licenzioso se ne va. E c'è un altro pestaggio che, ovviamente, adesso è in centro città, no? Perché in Romagna non gli piaceva metterlo. Allora io faccio così: abiti, metto la cappa, uditore. Giusto per percorrere sti metri. Ok, a Forlì direi che l'abbiamo indossata, la cappa uditore, no? Quindi possiamo tranquillamente tornare alla cappa medicia. Io capisco che ti dà un trofeo, però ragazzi, cioè... Lo fa sodato trofeo, eh? Che poi una persona venga giudicata... È vero che siamo nel 1500, quindi tutto può succedere, però... Una persona venga giudicata da che cappa sulla sua tunica... Mi pare un po'... assurdo. Comunque, quarto su 5. Si dice che aiutate la povera gente. Potreste cacciare un po' di sale nella zucca di quell'idiota e adultero di mio marito. Pugni promiscui. Mi raccomando, niente lame celate, eh. Ma perché a volte sto bastardo lo fa. Perché? In culo a Gesù proprio, eh. Ah no, siamo arrivati, vedete che l'imprecazione a qualcosa ha portato. La fanteria offre 3 quattrini extra all'anno a chi decide di Eccolo, qual è? Lui. Di certo quel che cercate. Laggiù! No! Non lo buttate in acqua, ragazzi. Non deve andare in acqua. Taglio la propria anima, provocando lo sdegno del Papa. Non hanno versato a sua santità le decime annuali previste. Ascoltate, ci sto io dalla parte dell'acqua, ok. Ok, via. Ammazzalo. Perché? Perché questo? Il nostro mastro torturatore è così bravo. Buono. Ah, vi togliete di cazzo anche voi adesso, eh? Fatemela vedere! Ha ragione lei. Sono proprio un bastardo. Ciao. Vado subito a casa. Corri. Un altro è andato. 2500 fiorini, quindi adesso possiamo... andarcene da Forlì. A causa dell'improvvio. Magari mettendo la cappa degli auditore, si sa mai. Ho fatto più cambi abito che missioni, ragazzi. Sono un genio.
più cambi abito di cappa, cioè ragazzi, incredibile. Venezia comunque, boh, andiamo al ponte di Rialto, non si sa mai, almeno distretto centrale non dovremmo avere problemi, mollo detto. Comunque c'è un pestaggio solo e si chiama un cascamorto sul tetto. E rimane l'ultimo pestaggio, questo qua a Venezia. Andiamo a farlo. Così chiudiamo anche il capitolo pestaggi. Dopo 8 anni di matrimonio, quel figlio di puttana è tornato dalla sua vecchia amante. Insegnategli il rispetto, vi prego. Sarà fatto, signora. Un cascamorto sul tetto. Dov'è sto fantoccio? Non qui. Sta tipo qua dietro sicuro. Invece no. Potrebbe essere sul tetto? Ma dai, Ezio! Ste cagate. A parte si chiama cascamorto sul tetto. Difficile che sia per terra. Prendi la botte, ma non deve essere buttato giù, vero? Aspetta. Oh, no. No, 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 no. Boom. Certo, che mai mi ha preso? La mia mogliettina. Io la amo tanto. Tente. Vai, sparisci. E lasciatemi. 3500. E per inaugurare la fine dei pestaggi faccio così. Boom. E non mi avvertono neanche perché tu eri una persona cattiva.